Allora, un altro video tag, questa volta però in collaborazione con una ragazza che mi ha contattato, che comunque già seguivo su YouTube, anche su Instagram, e mi piaceva molto, che è Sunon Web, ha un nickname un po' strano, però si chiama Sole, e le mando un grosso abbraccione, un grosso bacione, grazie mille per avermi contattato, per avermi scelta per collaborare con te. E abbiamo deciso appunto di, cioè abbiamo pensato appunto di fare un video tag per cercare di conoscerci un po' meglio. E proprio per questo io le ho proposto di fare questo tag che si chiama Impicciamoci, che ho visto sul canale della Jessica, Jessi1989, che però ha ideato la gnappetta. E niente, quindi dai, partiamo subito con le domande che ho scritto qua sul telefono. Allora, il tuo prodotto di make-up preferito in assoluto? Allora, sicuramente il fondotinta. Nel senso che io, da quando ultimamente ho cominciato a truccarmi più spesso, appunto negli ultimi anni, il fondotinta assolutamente non riesco più a rinunciarci. Ok, seconda domanda. Marca cosmetica preferita sia per ombretti che per rossetti? Allora, intanto non sono proprio una, almeno finora non sono stata mai un amante folle dei rossetti. Mi sto appassionando ultimamente, nel senso che in quest'ultimo periodo ho un po' il trip di truccare più le labbra degli occhi, non so perché, tranne oggi, vabbè, che sono un po' accesa, ho un trucco un po' acceso. Mi è venuto ultimamente l'estro dei rossetti, quindi posso più che altro dire che ho una marca preferita per gli ombretti, che è sostanzialmente la Kiko. La Kiko, anche la L'Oreal non mi dispiace come ombretti. Poi, un capo d'abbigliamento indispensabile. Forse qualche anno fa non l'avrei detto, ma ultimamente dico le leggings, perché i jeans veramente non riesco praticamente più a metterli. E i leggings invece li ho praticamente su tutti i giorni, perché sono stracomodi, li puoi mettere con quello che vuoi. Capelli al top, boh, forse io per i capelli non sono proprio indicata, nel senso che fino a un anno e mezzo fa, due circa, li avevo lunghi, li ho quasi sempre avuti lunghi per tutta la mia vita e li ho sempre tenuti ricci perché i miei fondamentalmente sono, i miei capelli sono ricci, mossi, non ricci, riccissimi, ma mossi, molto mossi. Avendoli però tagliati ultimamente, appunto, li cambio molto spesso. Spesso li tengo, quando non ho voglia di lisciarmeli, li tengo ricci, o altrimenti appunto li tiro come oggi, anche se penso di aver sbagliato giorno perché c'è un'umidità al 99% fuori. Comunque, tendenzialmente li tengo ricci anche da corti, specialmente d'estate perché sono un po' più comodi. Colore preferito e colore preferito da indossare? Ah, il colore preferito è il verde, assolutamente. E da indossare il nero, però sì, preferisco di più indossare nero che verde, anche se ho delle cose verdi le indosso volentieri. Piercing o tatuaggi? Va bene, non rispondo neanche, cioè non faccio testo io, tatuaggi. Trucco leggero carico. Boh, come vi ho detto, appunto, ultimamente sto privilegiando di più i trucchi leggeri, perché mi piace valorizzare, mi piace ultimamente truccare e valorizzare maggiormente le labbra, quindi adesso come adesso vi dico leggero. Poi comunque avendo io questi fanali davanti, gli occhiali, non è che posso permettermi di fare delle robe stratosferiche, allucinanti. Un accessorio essenziale nel tuo look? Gli orecchini. Decisamente gli orecchini, negli ultimi tempi sì, non riesco quasi mai senza orecchini. Adesso poi che vi sto, mi sono lanciata un po' a prendere questi orecchini più piccoli perché nella mia collezione ho più che altro orecchini grossi, pendenti, mi sono sempre piaciuti, mi piacciono tuttora, ma ultimamente sto cercando degli orecchini un po' più piccolini, carini, da mettere anche tutti i giorni, tipo questi, che ho preso all'OVS. Poi, smalto gel. Smalto gel non l'ho mai messo in tutta la mia vita, non so quasi cosa sia. Borsa grande o piccola? Grande, per forza, perché ho sempre, come penso tantissime di voi, tantissime donne, ho sempre una quintalata di roba da portarmi dietro, quindi borsa grande. Amante del bio o no? Bah, non particolarmente, nel senso che sì, mi piacerebbe magari a volte essere un po' più
appassionata un po' più dentro nelle cose bio, giusto per essere un po' più sana, non lo so, mettetela come volete, però non, obiettivamente parlando non ci sguazzo molto. Tacchi o scarpe basse? Cacchio, ragazze. Questo è un dilemma proprio. E mi piacciono tutte e due. Boh. Nel senso che non ce l'ho una via di mezzo, o ho il taccazzo, o la zerpazza, o le ballerine, o ciabattine, proprio, boh, non lo so, mi trovo in difficoltà a rispondere a questa domanda. Poi, cattiva abitudine nel vestiario. Ce l'ho una cosa che potrei raccontarvi che però mi fa un po'. Cioè, me ne vergogno un po', non lo so, mettetela come volete. Allora, siccome io ho sempre freddo alla pancia, anche quasi ad agosto, ho sempre sotto la canotta, la canottiera. E ho questa abitudine, pessima da vedere ma molto funzionale, di mettermi la canotta dentro le mutande. Che è veramente antisesso da Dio. Però, ragazze, oh, piuttosto che avere sempre male al pancino, preferisco essere un po' antisesso, appunto. Poi, matto shimmer, decisamente shimmer, anche se in realtà non potrei permettermelo, appunto, avendo gli occhiali davanti, perché poi sapete che con gli occhiali si riflette tutto, vengono fuori delle lucine tutte strane, va bene. Ultima domanda, cito una frase famosa. Allora, citarla non sono capace, cioè me la sono messa lì, me la sono preparata lì sul computer, così ve la posso leggere. Ah sì, è una frase di Jim Morrison. Ama follemente, ama più che puoi, e se ti dicono che è peccato, ama il tuo peccato e sarai innocente. Come sono profonda.